Cinema Cinema, Tonino Pinto in diretta dal Palazzo del Cinema della 74esima Mostra di Venezia, saluta gli ascoltatori di Radio Free Station con l'attribuzione dei premi più importanti dopo la lunga galleria di film visti dal 29 agosto, assegnati dalla giuria presieduta dall'attrice Annette Bening, della quale ha fatto parte anche la nostra Jasmine Trinca. Così il leone d'oro di questa 74esima edizione diretta con abilità da Alberto Barbera è andato meritatamente al film del messicano Guillermo del Toro, fra gli artisti più creativi della sua generazione, per The Shape of the Water, la forma dell'acqua. Devo dire subito immediatamente che è incredibile e coinvolgente questo film, con una storia d'amore impossibile tra una cameriera muta ed un mostro marino, scoperto dagli scienziati, in una favola davvero sorprendente. Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, come dalle previsioni che noi abbiamo fatto stamattina con il collega del TG1 Vincenzo Mollica, è andata a Charlotte Rampling, che ha commosso, davvero ha commosso la platea e la mostra con Anna dell'italo-americano Andrea Pallauro, con il ritratto intimo di una donna che non riesce ad accettare la realtà che la circonda. Il film è coprodotto da Rai Cinema. La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è andata invece allo strepitoso attore libanese Adel Karam, protagonista dell'Insulto. Cast tutto eccezionale per questo film, diretto da Ziad Dueri, regista libanese, fattura hollywoodiana, tema forte, acclamato subito dal pubblico e dalla critica e fra i film favoriti di questa edizione. Infine, Leone d'Argento, gran premio della giuria, è andato all'israeliano Maoz per il film Foxtrot, teatrino dell'assurdo che commuove attorno alla morte di un figlio ucciso sotto le armi. Leone d'Argento, infine, per la migliore regia, è andato alla francese Xavier Legrand per il film Fino alla custodia, debutto alla regia di un giovane cineasta che ha strappato applausi con una storia ai limiti di un bambino conteso fino all'esasperazione da genitori divorziati. Un po' di delusione per il film Ella e John di Paolo Virzì, che si accontenta di un leoncino d'oro dell'Agis Scuola, mentre il regista è già volato al Festival di Toronto, mentre all'ottimo Donald Sutherland, protagonista con Helen Mirren del film appunto di Virzì, la bella notizia è arrivata da Hollywood, dove finalmente l'Accademia degli Oscar gli ha attribuito l'Oscar alla carriera che riceverà tra qualche settimana. Chiudiamo con le considerazioni un po' più importanti che sono andate al cinema italiano, quelle, diciamo, i premi un po' minori, i premi all'atere non sono minori, insomma, sono premi importanti che sono all'atere della manifestazione ufficiale, come quelle per esempio del sindacato giornalisti cinematografici di cui mi onoro far parte. Il premio è andato al cast tutto, a tutto il cast del musical Amore e Malavita dei Manetti Bros, unitamente al cartone animato La Gatta Cenerentola, tutto italiano e anche questo tutto napoletano, e al documentario Nico 1988 di Susanna Nicchiarelli. Insomma, la conclusione è che abbiamo visto un bel festival, come dicevamo stamattina. È un festival forse fra i migliori di questi ultimi 10 anni. Grandi film, grandi protagonisti, grandi star, ma soprattutto grande qualità. La qualità di un cinema che cerca la verità, diceva Rossellini. La verità la deve denunciare il cinema, perché il cinema vive di realismo e non a caso lui l'aveva inventato. E allora io, Tonino Pinto, nel salutarvi per questa lunga kermesse che abbiamo seguito grazie alla regia con Antonietta da Torino, dagli studi di Torino, saluto gli ascoltatori di Radio Free Station dando loro appuntamento molto presto a venerdì prossimo per la nostra solita pagina cinematografica, e soprattutto ricordandovi che poi fra poco più di un mese comincerà il Festival di Roma, la festa di Roma, la festa in Festival di Roma, con una serie di film in anteprima di grandissimo livello internazionale e anche di tante curiosità. E poi ci sono in mezzo tantissimi altri appuntamenti che riguardano anche le novità del mondo del cinema, del mondo dello spettacolo, di questo universo cinematografico che adesso è diventato tutt'uno anche con quello televisivo. Arrivederci.